Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme un portale che ci permetterà di acquistare degli NFT ma soprattutto di andarli a mintare, di andarli a creare con un'alta velocità e un bassissimo costo. Il portale è sponsorizzato da Binance, si integra perfettamente alla Binance Smart Chain, quindi per poter operare all'interno di questo portale dobbiamo avere un wallet collegato alla Binance Smart Chain e anche BNB all'interno di questo wallet sia da usare come valuta qualora volessimo comprare degli NFT, ma soprattutto come gas per pagare le basse fee delle nostre transazioni e delle nostre creazioni. Andiamo a vedere questo marketplace di NFT sponsorizzato da Binance dopo la sigla. Facendo l'accesso a Binance avrete notato in alto a destra vicino a Finance la voce New NFT. Cliccando al suo interno, cliccando sul link, atterrerete a questa pagina che è il marketplace dedicato agli NFT che vengono lanciati sul nostro exchange preferito. Proprio come un normale marketplace noi possiamo andare a selezionare gli NFT da acquistare tramite delle scorciatoie, delle categorie, come ad esempio i migliori creatori, gli NFT più popolari. Gli NFT legati al gaming e più in sotto le migliori scelte selezionate da Binance. All'interno di questo marketplace, noi possiamo usare come valuta BUSD oppure Ethereum per acquistare i nostri NFT. Per acquistarli è semplicissimo, basta cliccare sull'immagine del nostro NFT e possiamo andare ad acquistare al prezzo di mercato oppure tramite asta, qualora ci fosse un'asta, cliccando compra subito oppure andando a fare una nostra offerta. Ma una cosa che notiamo non è data la possibilità a noi utenti, a parte a degli artisti che collaborano con la piattaforma, di andare a creare degli NFT. Quindi noi utenti come possiamo creare dei nostri NFT e appoggiarsi a Binance. Dovremo usare un altro portale, non si collegherà al marketplace centralizzato, ovvero quello dell'exchange di Binance, ma si collegherà alla Binance Smart Chain e quindi sarà un portale, un marketplace completamente decentralizzato o comunque in buona parte decentralizzato. Questo portale è una manna per gli artisti che potranno così utilizzare un network che, almeno rispetto ad Ethereum, è in grado di offrire delle commissioni bassissime e con una maggiore rapidità nell'esecuzione delle transazioni. Gli NFT saranno basati sugli standard OpenBEP 721 e BEP 1115. Siamo sulla piattaforma Feature by Binance ed è un portale che ci permette di creare, mettere in vendita e acquistare NFT tramite Binance. Questo portale è sponsorizzato da Binance e infatti si integra perfettamente con la Binance Smart Chain. In alto a destra bisogna andare a cliccare su Connect Wallet. A questo punto possiamo scegliere tra Taurus, Binance Chain Wallet, Metamask, Trust Wallet. Io come ben sapete uso Metamask, settato sulla Binance Smart Chain, clicco su Metamask e in automatico in alto a destra vedete che una parte del mio address. È visibile perché l'ho collegato perché si è collegato direttamente al mio metamask su Binance Smart Chain a questo punto io posso creare mettere in vendita un ft oppure ad acquistarlo ovviamente essendo collegata alla Binance Smart Chain per far funzionare tutto ciò abbiamo bisogno del gas e quindi abbiamo bisogno di BNB all'interno del nostro metamask sia per pagare le fee e sia come valuta per acquistare gli nft a questo punto potete scegliere di andare a cercare degli nft per ad esempio aste oppure per prezzo fisso o addirittura per categoria, tipo, prezzo e data di creazione. Qualora volessimo acquistare un NFT, basta cliccare sulla figura dell'NFT che ci interessa. Arrivati a questa schermata abbiamo l'NFT mostrato in grande, l'offerta minima e il tempo rimanente. Abbiamo lo, nello spazio la possibilità di andare a piazzare la nostra offerta selezionando l'importo e cliccando su place bid. Più sotto abbiamo l'indirizzo di contratto, il token ID e la blockchain. Cliccando in alto a destra su create, invece abbiamo la possibilità di creare una collezione di NFT oppure andare a mintare un unico NFT. Supponiamo di voler creare un NFT, andiamo su mint un NFT, clicchiamo qua sulla sinistra nel quadratino giallo, andiamo a caricare il nostro file, qua sotto ci sono tutti i formati supportati. Clicchiamo col tasto sinistro, andiamo a caricare la nostra immagine che viene poi visualizzata sul portale, come vedete questa è l'immagine del mio logo. Qua adesso sul titolo andiamo a mettere il nome del nostro NFT, nella descrizione andiamo a scrivere qualche riga sulla descrizione dell'NFT. Per quanto riguarda l'esterno al link, possiamo andare a mettere un link, ad esempio, al nostro profilo o qualsiasi altro link esterno che possa. Eh, ricondurci magari alle NFT oppure al nostro profilo social alla voce collection possiamo andare a selezionare una collezione se l'abbiamo creata oppure di default se non abbiamo creato una collezione ci viene assegnata la community collection subito sotto andiamo a selezionare la royalty possiamo selezionare quello che vogliamo e in base percentuale e poi il tipo di NFT può essere video audio Gif animata, immagine e poi andiamo a selezionare una categoria. Se tutti i nostri form sono completati correttamente, andiamo a cliccare su Mint NFT. Proseguendo con il caricamento, vedete che c'è di nuovo il riassuntino dell'immagine che andiamo a mintare, a creare in NFT, e qua a destra abbiamo l'apertura del nostro wallet, in questo caso Metamask, con l'accettazione della firma e il pagamento delle fee. Attualmente non ho fondi sufficienti, stavo per inviare dei BNB all'interno di MetaMask. Ma Binance ha pensato bene di avere la rete congestionata e quindi non riesco a inviare i miei BNB per farvi la simulazione in diretta. Comunque, nella pagina successiva andrete a impostare se il vostro NFT può essere venduto tramite prezzo fisso, quindi compra subito, oppure tramite asta, e andare ovviamente a impostare un prezzo fisso o un prezzo di partenza con una puntata minima. Alla fine di questo video, di questo contenuto, vi lascerò linkato il video che vi permette di vedere come collegare Metamask alla Binance Smart Chain, quali sono i parametri da impostare e il video che vi porterà alla recensione, alla panoramica del marketplace centralizzato di Binance Exchange per quanto riguarda il mondo degli NFT targato Binance. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento, come sempre spero che il video vi sia stato utile, l'abbiate trovato di vostro gradimento, vi invito ad iscrivervi al canale, qualora non l'abbiate ancora fatto, di lasciarmi un like e di commentare i miei video e se avete tempo e ancora voglia di unirvi anche alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi. Noi ci vediamo domani, ciao a tutti. Vi invito a seguirmi negli altri canali social che utilizzo, li trovate nella homepage del canale YouTube in alta destra, vedete l'icona Telegram, Facebook ed Instagram.